si è conclusa la seconda edizione della maratona di lettura organizzata e promossa dall'Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto in collaborazione con varie associazioni e istituti regionali. Venerdì 28 settembre, scuole, biblioteche, librerie, musei, lettori, professionisti e volontari sono stati coinvolti in una serie di letture collettive in gran parte del territorio veneto, davanti a un pubblico di ragazzi, piccoli, adulti e anziani. Lo scopo? Quello di promuovere l'amore per la lettura. Per l'occasione abbiamo seguito l'iniziativa Leggiamo il Paesaggio, proposta dal comune di Valdobbiadene. Lungo l'arco della giornata di venerdì, il gruppo di lettori volontari Voci di Storie si è recato in vari luoghi del paese, leggendo ad alta voce ai presenti alcuni brani scelti. Presi la mia lunga passeggiata in quel deserto, di lande nude e monotone, tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. Tema della bibliografia di quest'anno, a cui tutte le iniziative del territorio regionale dovevano ispirarsi, è stato leggere il paesaggio. Una selezione di libri di autori veneti o comunque di ambientazione regionale, ma non solo. Così facendo, eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leggermente screpolati. L'appuntamento ora è alla prossima edizione della maratona di lettura Il Veneto Legge.